Come si risponde ai cittadini in rete? In che modo si gestisce la comunicazione social? Quali sono le difficoltà e le competenze necessarie per la PA? Un confronto tra stakeholders pubblici e privati per fare il punto della situazione. I social sono un mezzo potentissimo, inedito nella storia dell'umanità e della comunicazione, perché hanno una forma di interattività assolutamente straordinaria. Però sono anche un mezzo giovanissimo, hanno bisogno di un periodo di rodaggio fatto bene ed è per questo che il Formez insieme all'associazione PA Social ha pensato ad un incontro per parlare di cosa si deve postare e come bisogna parlare agli utenti. E negli ultimi anni l'utilizzo dei social è stato un po' appesantito non solo dal discorso delle fake news, che ormai è storia, ma dall'aggressività. Gli algoritmi di molti social network sono degli algoritmi che favoriscono la conflittualità, favoriscono il litigio, perché la conflittualità crea più engagement, come si dice, no? Engagement vuol dire che io sono motivato a partecipare. La comunicazione che c'è, non quella di cui abbiamo studiato, ma quella compulsiva, assillante, sistematica, impaziente che abbiamo di fronte, cioè la comunicazione digitale, quella social, regge alla prova delle società soltanto se le società sono sufficientemente acculturate. Nessuno lo dice con altrettanta chiarezza, ma bisogna dire la verità. A mio avviso la pubblica amministrazione non dovrebbe cadere nella trappola della conflittualità. Non sempre è facile gestire la comunicazione in tempi rapidi e l'emotività può prendere il sopravvento anche in chi dovrebbe mantenere un tono istituzionale. Il dibattito suscitato da alcune risposte di INPS Famiglia sulla pagina Facebook e le perplessità sollevate dal video shock sui profili social della Polizia di Stato ripropongono un interrogativo ricorrente. Ma la PA deve stare sui social network o non deve stare sui social? La risposta è banalmente sì. E perché sì? Perché sui social network ci sono le persone, la PA siamo noi. I cittadini hanno scelto da tempo tante piattaforme, non faccio l'elenco, però insomma le più importanti, le più utilizzate. Noi dobbiamo dargli servizi, informazioni, comunicazione di qualità. Quindi anche nei recenti dibattiti per alcuni casi che hanno fatto anche molta notizia anche sui giornali, sui vari mezzi di comunicazione, il tema non è allora usciamo tutti dai social, il tema è usiamoli bene. Secondo una recente indagine, il 47% degli italiani si aspetta di comunicare con la pubblica amministrazione su internet e il 42% ritiene che il web sia il canale più attendibile per la divulgazione delle notizie da parte della PA. URSS su Twitter e Facebook, Instagram per comunicare con i giovani, YouTube per informare intrattenendo. Più di una settimana fa proprio è arrivato a Roma Capitale un premio per l'uso dei social network. Il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini è sempre più social, anacronistico pensare di tornare indietro. Come fare allora per andare avanti al meglio? Sicuramente l'utilizzo dei social ha bisogno di essere processato in qualche modo per entrare nel comune utilizzo, però io credo che dopo una diffidenza iniziale ormai tutti sappiano che le loro amministrazioni ci sono sui social e che lo diano anche un pochino per scontato. Dobbiamo lavorare per sfruttare la parte positiva di queste piattaforme che ormai lo vediamo praticamente quotidianamente, se non gestite bene con professionisti dedicati, con il linguaggio giusto, il dialogo giusto, l'interazione giusta, creano anche dei boomerang comunicativi. Allora, la prima cosa da fare è sicuramente individuare un team di riferimento. Non tutti devono utilizzare per forza i social all'interno di un'amministrazione. Gli utilizzi dei social sono vari, quindi hanno anche bisogno di diverse figure professionali. Diciamo che nessuno dei ruoli è più importante di un altro, sicuramente per creare una giusta squadra c'è bisogno di un giusto content creator, un giusto content strategist, un giusto planning. Le difficoltà emergono quando non si riesce a far arrivare degli obiettivi che per chi viene da una formazione di marketing come me sono obiettivi abbastanza scontati in una comunicazione, è più difficile poi farlo arrivare a chi è un funzionario o fa parte di un dipartimento che non è abituato a approcciarsi con una strategia di comunicazione, una strategia social e degli obiettivi social. La prima parola è mettere dentro la formazione i saperi della comunicazione. Non sembra vero, ma questa è la vera azione politica rivoluzionaria che bisognerebbe fare al tempo moderno.
la chiamo rivoluzionaria per la semplice ragione che nessuna cultura politica ha affrontato con decisione questo nodo gordiano di allineamento della formazione ai linguaggi della modernità. Se non hai questi aspetti di preparazione culturale e formativa, sei succube e vittima della comunicazione. L'età media purtroppo di Roma Capitale, come di tutta la pubblica amministrazione italiana, è un po' alta, quindi i social network, per chi non era del mestiere come me, sono un po' da formare. Il tema è molto ampio, dai profili professionali da riconoscere, all'organizzazione da avere per poter fare un buon lavoro, al linguaggio giusto da utilizzare. Puntiamo su questo. Formez ha editato un libro liberamente scaricabile online che riguarda le istruzioni per l'uso dei social media nella pubblica amministrazione. È uno strumento utile che viene aggiornato di continuo insieme agli tecnici e ai colleghi di Pia Social. E, oltre a questo, stiamo partendo con un progetto, l'uso dei social per la trasparenza totale, perché il FOIA può essere trasformato da un uso sistematico e professionale dei social in qualcosa che praticamente si realizza nella vita quotidiana, perché un post che dà un'informazione in pratica realizza il concetto fondamentale della trasparenza, l'accesso agli atti e ai documenti ottenuti senza più filtri e senza più limiti.